Il Catanzaro di Calabro sbanca lo Zaccheria di Foggia per 2-0. Carlini e Di Massimo firmano il blitz dei giallorossi che superano in classifica proprio i Satanelli con questa vittoria. La squadra di Marchionne non perdeva in casa dal 22 ottobre. Il tecnico rossonero deve rinunciare ai tanti assenti e schiera in avanti la coppia Balde Garofalo. Risponde Calabro con Carlini alle spalle di Curiale e Di Massimo. Dopo 17 minuti sono gli ospiti ad andare vicini al gol, con Risolo che vince un rimpallo e davanti a Fumagalli sbaglia. Qualche minuto più tardi la risposta del Foggia con una doppia occasione, Balde calcia, Di Gennaro respinge e Di Jenno non è bravo sul tap-in. Al 35esimo ci prova ancora il Foggia con un tiro cross di Calombò che stava per finire in porta. L'ultima occasione del primo tempo sui piedi di Di Massimo, ma Fumagalli ci mette i pugni. La ripresa si apre con la traversa di Corapi su calcio di punizione che scheggia il montante e finisce out. La seconda frazione non regala grandi emozioni, ma la doccia gelata per il Foggia arriva al 75esimo. Quando Di Massimo, servito bene da Evacuo, ha dovuto soltanto poggiare il pallone in rete per l'1-0, ma piove sul bagnato in casa rossonera quando a 10 minuti dalla fine Fumagalli si lascia sfuggire il pallone su cui si avventa Evacuo. Il portiere rossonero lo trattiene ed è rigore e rosso per l'arbitro. Carlini dal dischetto fa 2-0 e chiude la partita. Negli ultimi minuti c'è solo spazio per un po' di nervosismo da segnalare con il Foggia che deve voltare subito pagina. Mercoledì c'è la Avellino per una trasferta molto difficile.